ci darà la caccia fino alla fine dell'universo. E chi se ne frega? Siamo fuggiti da quel sassetto con i soldi, no? Solamente dopo il tradimento dell'albero. Io sono Groot? Non parlo alberese, albero. Ehi, se hai un problema con Groot, hai un problema con me. Ehi, un problema alla volta. Lady Elbender si vendicherà, ne sono certo. Le toccherà mettersi in fila, prima devo chiamare Corel. Prima paghiamo questa multa, meglio è. Sì, così poi possiamo tornare a fare i pezzenti. Che strano. Tu pensi solo ai soldi, roditore? No, penso spesso anche alle bombe. E all'alcol. Bombe fatte di alcol. Nikki. Sei tu. Sono davvero una madre. C'è un problema di connessione. L'hai attorcigliato? Sì, non va. Nikki, sai dov'è tua madre? Ho bisogno di parlarle. Con me. Dentro di me. Quando sei partito, siamo entrati nella zona di quarantena. Sono fallita e... Provato a restringere la banda? Prima cosa che ho fatto è qualcos'altro. Non ti sento, Nick. Passami la mamma. Sapevo che era mio padre. Così tanta luce. Lui ha detto che è un miracolo. Temo sia successo qualcosa alla ragazzina. Sì, si chiama essere dei Nova Corps. Ce la fai ad aggiustarlo? Sì, non farti venire un colpo. Controllo la matrice. Posso farlo tornare. Posso far tornare tutti. Devo solo... Visto che ha fatto? Guarda, si è smangiucchiato tutto! Rocket, rilassati, è solo una matrice. Solo una matrice? Guarda qui, Quill, e ora dove li trovo i pezzi di ricambio? È distrutta! L'ho detto che era un errore tenere quel coso, ma tu mi hai ascoltato? Oh no, nessuno ascolta Rocket, lui serve solo a riparare la razza di nave! Ti prometto che la ripareremo, al più presto. Sì, come hai promesso di convincere la tua ragazza a lasciarci in pace? Sì, ma certo. Ehi, questo non è giusto. Sai cosa non è giusto, Quill? Essere l'unico a cui frega effettivamente qualcosa della Milano. Ragazzi, attracchiamo per sistemare l'antenna. Per fortuna conosco un tizio su Nowhere che ha le parti e che può liberarci del tracciante Nova. Non possiamo abbandonare la bambina. Sembrava un po' irrequieta. Il lama spaziale si è mangiato i cavi, Drax. Sarà stato un problema di connessione. E rimuovendo il tracciante, Corel ordinerà all'intera flotta Nova Corps di cercarci. Gamora ha ragione, abbiamo promesso. Io ho promesso. Vedi se riesci a localizzare Corel, paghiamo la multa. Mi prendi per i fondelli, Quill? Almeno non dovremo occuparci della prossima missione con il fiato dei Nova sul collo. Se ce ne sarà una. Ah. Groot sta tenendo sotto controllo quel dentone maledetto. Gli conviene star lì e smetterla di masticare la mia nave. Altrimenti... Salve a tutti amici e ben trovati, sono i vostri Terry ed eccoci qui per un nuovo episodio di Marvel's Guardia della Galassia, qui con Peter Quill e i suoi compagni pronti a continuare l'avventura odierna. Nello scorso episodio l'abbiamo fatta proprio grossa, la del Benda ci odierà, ci va a uccidere, ma intanto non abbiamo i soldi per pagare la multa a Nova Corps. Andiamo a farlo, devo parlare col Corriere, ma c'è qualcosa di strano, il messaggio è disturbato, la videocamera è disturbata e anche Nikki sembra... strana, diversa, parla di sparizione, di padre, tu sei mio padre, cioè, forse vedo che Peter è suo padre, ma è molto strano che sta succedendo. Tutto questo cerca di risolvere il problema, Rocket cerca di risolvere il problema, e il buon lama messo all'inizio ha distrutto tutto, cioè neanche urlare tantissimo il buon Rocket. Ma una situazione molto strana, non sappiamo cosa sta succedendo, e penso che ora dobbiamo costretti andare a Nova Corps a capire cosa è accaduto, e che Nick sembrava strana, non che preoccupata, ma... non so, tipo fuori di sé, non si capisce. Comunque, sto così vedere cosa accadrà e per scoprirlo sono avanti. Quindi bando le ciance e che oggi inizio. Let's go.
Vi ricordo, ragazzi, ovviamente di mettere tanti mi piace, di condividere, di commentare anche come cosa pensate di questa nuova serie, di come sta impostando il nostro canale, così capire, anche avere un feedback da voi, sia positivo o negativo, fatemi sapere. Intanto però andiamo. Mi conviene star lì e smetterla di masticare la mia nave. Ok. Altrimenti... Ecco, c'è un po' di problemi, sa. La stazione di Rocker, la conosciamo, questa è una delle varie porte, c'è... Che fa Rax? Sarà stata l'assassina. Che ho fatto stavolta? La porta del frigo era aperta. Più rapido, Quill. Devo riparare quell'antenna. Io adoro... Possiamo guardare un attimo? O usare il banco... Ah, qui possiamo fare... Usare il banco di lavoro. In fretta, allora. Con le mie cose mi diverto di più. E allora, abbiamo messo componenti 280 euro speciali, quindi consumi ridotti, consumi meno carica sparando con pistole elementari. Questo assolutamente. Detto fatto. Scansione tattica o planata. Scatto equilibrio, idea più uno delle due. Penso che la planata con sparata, la planata con sparata ci sta tutta. Ci sono. E l'ho fatto a prova di idiota, solo per grazie, te. Poi vediamo un po' come sta Rocket, va. Sì, c'è altro, confidati. Non posso parlare un attimo, Possiamo parlare un attimo? Tutto a posto? Oh, una meraviglia, capitano. Quindi è un no. Che te ne importa? Io servo solo a riparare cose. A chi importa cosa penso? Rocket, ti prego. Solo perché non seguo sempre i tuoi consigli non vuol dire che non ti ascolti. Siamo una squadra, ognuno ha la sua opinione. Preferisci ascoltare Gamora, quindi? Gamora? Gamora sa il fatto suo, bello. È l'ufficiale di rotta, le rotte per le stelle, e i pianeti, e... le comete. Rotte per le comete? Sì, a volte. E Groot è lo... specialista in vegetazione speciale. Anche la sua opinione conta. E Drax perché è speciale? Lui è... tipo tattico. Un grande, grandissimo esperto di tattica. E poi sempre io. Il bastardo scorbutico che ripara la nave. Ma no, sei fondamentale per la squadra. L'abbiamo creata insieme. Ora basta ricavarne qualcosa di valido. E di duraturo. Potremmo andare su Nowhere, come hai suggerito. Ma se non paghiamo la multa, i Nova Corps ci cercheranno. E come facciamo i soldi? E va bene, pagare la multa ha senso. Esatto. Quindi liberiamocene e passiamo ad altro. Ci stai? Vedremo. Ecco, sei contento? C'è altro? E direi a posto, alla fine è giusto un po' parlare, cioè di carice. Il masticone sta cercando di masticare qualcos'altro. C'è Draxler. Un penny per i tuoi pensieri? Che cos'è un penny? Una moneta, tipo le unità. Cioè, pagherei per sapere a cosa stai pensando. Dobbiamo usare la nostra valuta per pagare la multa, o rischiamo... Drax, dimmi cosa ti prende. Ho realizzato che conosco molte meno cose di quanto pensassi. La visita su Seknarf 9. Me l'aspettavo diversa. Perché Lady Albender non è gigantesca? Non lo è affatto. Ma il problema è più complesso. Sulla strada per la fortezza ho capito di essermi anche fatto una serie di idee sbagliate su questa squadra. Davvero? L'assassina e il roditore. Senza di loro e l'albero che ha combattuto nobilmente, a quest'ora saremmo già morti. Te l'ho detto, non sono cattivi solo perché hanno una brutta storia alle spalle. La vita è... complicata, Drax. Oh. Niente è come sembra. Oh, Drax. Sukhothath lo era. Avevo una famiglia che amavo e... avevo certe sicurezze che adesso non possiedo più. Sono certo che le ritroverai. Dai tempo al tempo. No, oh, bello questo dialogo con Drax, un po' che conosce pensieri un po' di tutti, un po' vero. Comunque noi stiamo andando a pagare il debito. Hai trovato? Chi è? Ma sono Bambo. Cosa? Sì. No.
Fa niente. L'ala sopra è nel sistema di taglio. Le coordinate nella tua console. No, bellissimo. Che cavolo cercava le bambole. Perché hai chiuso la schermata? È proprio la sua infanzia. Sei sicura? È come se cercassi di nasconderci qualcosa. Sì, è così. Informaci del suo interesse. Mi dispiace dovertelo dire, ma ho visto tutto. Non pensavo fossi una collezionista di bambole. Che problema c'è, comunque? Tutte le persone hanno un hobby. Groot colleziona piante? Rocket è in fissa con le bombe? Sì, sì, e Drax ha un sacco di coltelli davvero terrificanti. Visto? Niente di straordinario. Può essere. Sai, anch'io da bambino collezionavo cose. Figurine del baseball, action figure... Stai pensando che sia una cosa infantile? No. Non intendevo questo. Ti sto prendendo in giro. Non mi interessa cosa pensi, ma non voglio condividere i miei hobby. Ovviamente lei, essendo una ragazza cresciuta con Thanos e che non ha avuto tanta possibilità di avere un'infanzia... Possibile che ora voglia un poco... pagare quella multa? Sì. Ma guarda, qualcuno ha cambiato idea. Pagheremo quella multa, Rocket, che ti piaccia. Devo parlare un po' con tutti. Così, con lui abbiamo già parlato. Dimmi, roditore, avresti ferito la creatura lama se l'albero non l'avesse allontanata? Tu che dici? Se lo merita quel coso. Preferirei se ti astenessi, non vorrei ricorrere alla rimozione del tuo braccio. Ma che... Adesso che te ne frega dell'arma? L'abbiamo prelevato dal suo habitat. Dobbiamo occuparci del suo benessere. Giusto. Sì, figurati. Ok, Corella, sono pronto a stupirti. Mi hai colta di sorpresa una volta. Non adeguarti. Ragazza ha rispettato la sua parte dell'accordo, Quill. Siamo sicuri che sia lei? Controllo. Stessa denominazione di prima, è sicuramente la Ala Scope. Procedura standard Nova Corps. La mia nave sta bene. Quale parte? Chiedi a Quill, è lui che continua a schiantarsi. Ok, paghiamo questa multa. Non so che non ci sia nessuno a parlarci. La situazione è molto molto curiosa, devo dire. È molto sospettosa soprattutto. Comunque, devo dire che da primi episodi amo questo gioco, perché davvero c'è una... vita. Ehi, chi può scommettere se Quill riuscirà a riconquistare Miss Sbirro? Conoscendo Corel, mi stupirebbe. C'è di una vita che molti giochi, cioè, tutti i personaggi sono tutti vivi, presenti nella storia. A volte un po' troppo, e tu neanche ti parlare, però... Quella ha un sacco di doti, tipo... i capelli. Non fare lo spiritoso. Hai espresso più volte il tuo disgusto per la pettinatura di Peter Quill. Grazie. Rocket si calmerà, tu però cerca di non mangiare nient'altro, ok? Ora che sono bravo Groot, sì che sei un... Sei un Groot. Pronti a pagare la multa? Ok, andiamo, con mettiamo una fretta. Capisci anche Groot che sei qui per darci dentro? In che senso? Ma che io? Ma quando... Ok, proviamoci. Vabbè, non c'è nessuno e questo è molto curioso. Che bella anche la roccia... anche solo un grazie. Stile base. Ci dovranno ridurre la multa. Sì. Buona fortuna! È un grave negligé! Negligenza! Io cosa ho detto? Negligé! Eccoci qua! Parliamo tranquillo! No, ma che... Oddio, vabbè! Dove sono tutti? Giocate, non avevo un po' di problemi, non so quasi perché! Tutte le stazioni Nova sono automatizzate! Non posso parlare! Sincronizzate con l'unimente! È inquietante! Non avevo scelta dopo la guerra! Tante sedie, poche chiappe per scaldare! Classe M, nome Milano! Trasferita alla postazione R734 presentare biglietto obliterato prima della partenza. Rilassati, Rocket, è la procedura standard. Ma però
convinto tu. Non è la mia prima multa dei Nova Corps, né la tua. È la prima che pago. La prima che pago. Lo sapevo che dovevo restare a bordo. Lo so, Rocket, però dai. Vieni, Rocket. Sì, sì. Anche un elemento per un'entità molto potente. Ok, non dovrebbe essere così vuota. Eh sì, questo è un po' strano, devo dire. Molto strano. Sono tutti in ferie. Gli sbirri non vanno in vacanza. Ehi là! Io sono Groot. Siamo qui per una multa. Io sono Groot. Direi là. No. È bloccata. Beh, ci abbiamo provato. Forza, andiamo. No, signore. Li andremo a cercare se necessario. Guarda, i comandi sono dall'altra parte della porta, se riesci ad arrivarci. Scusa? Dai, Dax, lancialo. Adesso devo hackerare la sicurezza Nova Corps. Beh, se non credi di farcela. Colpo basso, Quill. Oddio. Stiamo parlando di intrufolarci in una struttura nova. Non è intrufolarsi se non c'è nessuno. Che succede? È esattamente questo il momento. Centurione per... Carlos, la dire bene intimo? Ah, forse da tutto bubo lei. Cosa porta un vero uomo come te nella mia sala del trono? Succede da proprio salire con un roto, che cosa? Vabbè, io qui cosa stare non vorrei leggere tanto tante cose. È qui che... Guarda che è tutto distrutto qui. Vediamo un poco. Scansioniamo. Ok, vedo un condotto dell'aria. Puoi usarlo per entrare, Rocket. Forse sì. Forse porta direttamente all'hangar. Qua è chiuso, quindi sono quella senza da entrare. Una lattina di Power Star. La macchina è inutilizzabile e non è mia abitudine prestare unità. Siete bestione? La macchina sembra inutilizzabile. Magari hanno finito quella che ti piace. E allora, qua pure chiuso. Sì, è chiusa. Grazie di aver ricontrollato. Dov'è, Dre? Strano. Cosa? Cioè, a parte tutto quanto. È vuota, neanche uno schermo di benvenuto. È accesa, sì? Lo sono sempre. In collegamento costante con l'unimente, in teoria. Ma questa è stata scollegata. Ah. Strano. Dov'è Rocket tutto questo? Mi piace. Dobbiamo riuscire ad aprire quella porta. Ehi, io potrei farlo, ma il pannello è là e noi siamo bloccati qua. Riesci a infilarti in questo condotto? Se riesci ad aprirlo, non sono così flessibile. Ci pensa Drax. Siamo qui per pagare la multa, non per incrementarla. Non è una vera effrazione, siamo... Come devo aprire, scusami? Non siamo cittadini di Xandar, né membri dei Nova Corps. Non è Blaster, ok. Di là, un condotto aperto. Abbiamo danneggiato una proprietà Nova Corps. Solo un po'. Ok, Rocket, vedi se riesci a raggiungere l'altra stanza. Oh, qui mentre Rocket. Sai, l'idea di pagare la multa non mi fa impazzire, ma smanettare con la roba dei Nova Corps non è male come premio di consolazione. C'è qualcosa che non va con la rete. Come se usassero solo l'energia di riserva. Lo trovi sul visore. Sai già cosa fare. Quindi quali circuiti scambiare. Dobbiamo alimentare solo un certo numero di cose alla volta. Vado. E allora, qui funziona. Quindi cambia questo. Come prima, dai. È una porta. Quella sbagliata. Ehi, è un bagno. Qualcuno deve andare? Una stavolta che stiamo partendo da un altro universo. Attenzione, qua c'è qui un altro. Drax Nova Corps. No, vabbè. Allora. Puoi scommetterci. Dobbiamo salire lì, ok. Quindi fai così. Qui c'è questo. Resterai a bocca aperta. Che razzo, Peter? Scusa. Ha detto che non era collegata. Volevo rendermi utile. Ecco fatto. Ehi, ha funzionato. Più o meno. È blindata, quindi servirà più energia. E che trovi una funzione per alimentarla. Penso questo assunto. Lo scopriremo. Ecco bello. Ibite gratis. Si sta chiudendo. Non ho molta energia al momento, Quill. Devi trovare il modo di alimentare i circuiti della porta. E allora vuoi se faccio qui c'è quella bibbia, pensi un poco.
Sempre così. Ma hai uno sbirro spaziale quando ti serve. Dando al monitor ci sono 9 persone prima di noi. Però non c'è nessuno. Anche là sopra. Ecco lì. Voilà! Cosa? Tipo... Ta-da! Ta-da! La quiete è schiacciante. Sempre strano, eh? Ehi là! Ehi! L'avete sentito? Ah, poverino. È un oggetto, l'empatia è mal indirizzata. Io sono un mezzo oggetto, ricordi? Ebbene, no. Salve. Non siete Nova. Come l'hai capito? Questo... Sembra come... Dai, dobbiamo parlare. Parla, dai. Ehi, tutina. Dovete farmi uscire da qui. Non merito di stare in gabbia. I Nova Corps si dissentono. Restane fuori, occhi dolci. Occhi non dolci. Non dovremmo favoreggiare un criminale. Non eri prigioniero dei Nova Corps? Cosa sai di quello che sta succedendo qua dentro? Poco. C'è stato del trambusto. Gente che parlava di una madre. Poi se ne sono andati tutti. Corel, hai visto un centurione oppure una ragazzina Cree? Non so altro. Forza, io vi ho aiutati. Ora tocca a voi. Trovate un modo per sbloccare. Di qua, no? Oh. Hey, cosa hai fatto? Dove sto andando? Ops. Fornace. Bravo, Quill. Hai giustiziato il tuo primo prigioniero. Cosa? Un po' improbabile. Che ho fatto? Non dimmi che l'ho ucciso veramente. Non penso l'abbia sentito. Troppo silenzio. Abbiamo parlato ininterrottamente. Drax ha ragione, chiudete quelle boccacce. Dobbiamo sentirlo, forse. Oddio, ci sono. Non volevo uccidere, non ce la volevo veramente liberarlo. Comunque. Andiamo sulla strada. Forse l'abbiamo sbattuto di nuovo in cella e. Ecco lì. Ehi, amico! Ah! Oh, ehi, che succede? Ho dei diritti! Questo sì che mi riporta alla mente. Hai servito anche tu nei Nova Corps? No, mi sa. No! Ok, fatto tutto, posso continuare la sua strada. È stata cosa infestata. L'ascensore non va. Ma il pozzo è accessibile. Possiamo usarlo per arrampicare. Oh! Razzo! Che succede? Oddio, possiamo passare? Penso di no. Spettrale. Molto spettrale. Quanto bloccato. Qui c'è qualcosa da pigliare. Lo pigliamo. Oh oh. Mamma mia. Però ce ne manca una. Dai, provatene una qui. Un vero guerriero non usa corazze. Prova l'armatura. Posso provarla? Se vuoi farti ridurre in poltiglia, riconoscono il codice genetico del proprietario. Mi puoi dire che l'unimente ha i codici genetici di tutti i centurioni Nova? Già, le blatte hanno provato ad approfittarsene in guerra, ma non si può hackerare quel cervellone. Ah, ci credo che la porta è impazzita. Ok, risolto. Speriamo che tenga. Perché questa ha una stanza per sé? Sembra un'officina. A quanto pare le anodizzano con un qualche metallo intelligente xandariano. Il metallo non è intelligente. Più di chi so io. Ok, qua c'è un provero. Ma intanto c'è una nuova stanza. Oddio, sono Drax. Qua c'è una... Arrivo subito, caccoloso di un impaziente. Esagerato che sei. Allora, io non posso possiamo fare... Scansione tattica, scansione nemici, rimanimento con visore. Oh, scatto d'equilibrio. O nient'altro. Io potrei fare sotto X, sinceramente. Perché mi stuzzichi con queste cose, Quill? Così vuoi vedere. Si metteva la prova, diciamo. 80. Altro nulla. Deve esserci una spiegazione. L'hai sentito quello?
Se ne sono andati, dovremmo imitarli. Ha detto anche qualcosa su Corella. Ha detto madre. Tutti hanno una madre, Quill. Tu no. Questa madre può essere chiunque. Tranne te. Rocket, fa la tua magia. No. Cosa? Ho detto no. Quando è che conti di rinsavire, Quill? Io sono Groot. E poi cosa? Ci trascinerai in giro per mezza stazione se non dai, lo fermiamo. Dai, su, Rocket. Allora, c'è una cosa. Groot, puoi dirgli qualcosa? Io sono Groot. No. Ok. Proviamo ancora un'altra stanza. E se non ci troviamo niente, ce ne andiamo. Va bene? Ok, ancora una stanza. Però... non due, una. No, che lo sta aprendo. Penso che ne siamo forse un'altra parte. Guarda qua di fare la sua magia, ma sapete che qui c'è la porta grossa. Eccola. Porta è andata, da lì non si torna. I Nova Corps hanno così poche navi. Pare abbiano problemi di organico. Chi lo dice? Gente, in posti dove c'è altra gente. Peter Quill, guarda un po' qua. Settore 1, mi ricevi? Perlustrazione completata, conversioni al 75%. Proprio come promesso, abbiate fede. La promessa diventerà realtà. Passare al settore 7. Con fede. Buone notizie, non siamo soli, ci sono un sacco di comunicazioni. Digli che rivoglio la mia nave. La mia nave. Scommetto che c'è un ma. Ma è come se stessero cercando qualcosa o qualcuno. Ecco perché non c'è nessuno. Chi se ne frega? Digli di portare qui le chiappe. La promessa diventerà realtà. Passare al settore 7. Con fede. Settore 3, mi ricevi? Perlustrazione del settore in corso. Abbiamo incontrato resistenza alla promessa. Richiesta procedura di purificazione. Richiesta per purificazione accordata. La fede sia con voi. Io non faccio niente, me lo metto giù al massimo. Che è meglio così. Questo nemici mi non fa sperare che non siamo qui. Cercare. Oppure possiamo pensare a come andarcene da questo postaccio. Infatti. Niente porta, ricordi? La si può far tornare, Gamora, fidati. Le bombe non valgono. E quello invece? Dove pensate che porti? Io. Per me va bene. Quindi ora mi ricordo male. Ha fatto non era mica Nicky di Raker. Hai detto che la porta è andata. Sono certo che manca poco. Non sei certo di niente. Quasi certo. Abbiamo trovato qualcosa, o no? E per che razzo non hai detto niente? È stato bizzarro. Le voci nel canale radio avevano qualcosa di strano. Appunto. Meglio non fidarsi, se non sappiamo chi sono i nemici ora. Abbiamo anche la chiave di Nicky, quindi magari posso usare quella per... ecco, qualcosa che oddio. Non oh, razzo. Sono Raven. È un ammutinamento. Mi hanno giustiziato. Mai visto gli sbirri ammazzarsi tra loro. Andiamoci piano strano. Finché non capiamo cosa succede. E chi è sopravvissuto? Ok. Ragazzi, giù la testa e seguitemi. Troppo bizzarro. Hanno qualcosa di strano. Guardate. Stanno brillando, razzo. Mi sento di dire che questi sono i cattivi. Ci serve un piano. Ma che è più resistente, devo dire, eh? E finalmente ci abbiamo fatto, non cadendo giù e altro, mamma mia. Però, irresistibili. Non credo che la multa la pagheremo oggi. Ma non mi dire. Ragazzi, la nave di Corel è laggiù, dobbiamo soltanto... Cosa? Che cos'è che dobbiamo fare, Quill? Un mucchio di sbirri spaziali fuori di testa ha provato a vaporizzarci e tu vuoi chiedere la rivincita? Perché forse la tua ragazza è in pericolo? Non è quello che sto facendo e non è la mia ragazza. Beh, non si direbbe. Rocket, l'unica cosa che mi interessa è recuperare la nave. Troviamo Corel e tutto questo non sarà più un nostro problema. Hai ragione, non sarà più un nostro problema.
Perché non siamo qui a farci scarrozzare in giro per tutta la galassia da un umano che si fa gli sbirri! Io sono Groot! No, andiamo! Sul serio, Corel! Entra nei guardiani, ha detto. Farà bene alla tua salute mentale! Ok. Aprite le orecchie. Io e Groot ce ne andiamo da questa cavolo di roccia. E chiunque voglia un passaggio, venga con noi. Tutti gli altri possono pure crepare. Io preferisco il piano del ratto. Ci abbiamo provato. Dai, Rocket, non puoi tenermi il muso. Commettiamo? No, basta scommesse. Facciamo che la smetti di farmi incacchiare finché non ce ne andiamo da questo. Ok, alla fine non paghiamo una multa, anche se è molto strano. Però sai che il gioco a volte avrebbe problemi, non so perché. E adesso andiamo. C'è una con me. Troviamo la Milano. Presenza di intrusi nell'officina. E intanto cerchiamo di non morire. Esatto. Comunque ci abbiamo fatto, siamo molto più perché quelle mine erano terribili. Non posso sopportare i vostri litigi. Meglio stare. Oddio, eccoli. E vabbè, ancora da me. Meglio stare distanti. Non è subito in fondo perché quelli ci fanno male. Guarda in pala! Dai, Rax, divertiti, Gru. Ok. Tanta esperienza, mi sa che dobbiamo provare a fare qualcosa con l'esperienza. Abbiamo 3 punti di esperienza che però devo usare per bloccare o il livello 3 col ciclone o mezzo giorno di fuoco, che non è male. Facciamo questo e non sapete qui che non deve morire lui, che deve morire lui, finisce la missione, loro non ci salvano, purtroppo non c'è questa possibilità. La giornata non sta andando come mi aspettavo. Ma va? Ma che mi dici mai? Ehi, hai detto che dobbiamo andare su, no? Non credevo che avrei affrontato ancora i Nova. Non sono più Nova Corps. Già, questi non contano. Ma chi o che cosa sono? Perché brillano così? Sono luminosi. Per una volta. Ehi, possiamo passare di qua. Ma sì, basta tirare dentro la pancia. Ciao, facciamo sta. Ecco il rimosso di strano. Eccolo. Guarda. Stanno pregando. Guarda quello che c'era nel Wrecker. Non sapere dove cavolo siamo finiti. Guardate quello alto. A me non sembra uno dei Nova. È uno stregone. Guardate, la magia scorre verso l'altare. No, però la magia non esiste. Forza, muoviamoci prima che gli sciroccati ci vedano. Assolutamente d'accordo con lui. Ma quanto è grosso. Sembra di essere finiti in mezzo alla setta. L'ho detto, non è affar nostro. Lo diventerà se controllano i Nova Corps. No Nova, no multa, no proprio. Non lo so, Wrecker. Una cosa così semplice. Guardate, molto strano qui. Tu hai Wrecker? Dovremmo dirlo a qualcuno. Scrivitelo sul diario. Forza. Metto una foto in giro. La porta è chiusa. Ho detto qua giù. E mi sono da altre parti? No, vero. Grazie di averci raggiunto. Che male c'è a controllare? Che male c'è? Oh, paghiamo la multa. Ma quindi dai, su, non pensare. Ecco. Chi c'è? Morte agli infedeli. Ancora. Dov'è mezzogiorno di fuoco? Bella competizione, grandissima. Non è che manca Drax, peccato che era un poco giù, ma ce l'abbiamo fatta, ma è l'ultimo. Oh, ancora voglio lottare, oh. Pronto! Oh, pagamo a darci colpi di grazie. L'occasione perfetta per me. Esatto, boom baby. Oh, ancora vivo. Ma quanto è forte questo? Oh. Ce l'abbiamo fatta la grande, direi. Sei sicuro di poterla aprire? Cioè, cosa parla? Devi proprio dubitare di me in continuazione. Non sto. Fatto, andiamo. Non sto dubitando. Fatto. Sto soltanto. Certo. Andiamo. Qualcuno ha barricato le porte. Almeno hanno provato a resistere. Servito a molto, vedo. Non possiamo saperlo. Potrebbero essercene ancora altri. O forse erano i superstiti che sono fuggiti sulla ala sopra. Eri nel mio stesso ascensore. Quello è. Facciamo finta di non aver visto niente. Cosa? Allora, sbrighiamoci. Ah, il tizio che. Oddio, mi ha fatto andare via. Ciao, ciao, bello. È stato un piacere conoscerti. Comunque tu sia. Qui ti ho bloccato, ovviamente. Mi sa di trappola qui.
Trovate gli invasori, ecco. Nessuno fuggirà. Come ha potuto l'onnisciente onimente non prevederlo? È solo un computer, non un dio. Per quel ecco, che ne sappiamo, è tutta opera sua. Ne dubito molto. Eh sì, anche dubito. Bene, hangar, arriviamo. Come razzo era il numero della postazione? R73-4PL. Fai sul serio? Sempre. Sei la mia nuova persona preferita, mi chiedi. No, scherzo. Ecco lì. Eccola dov'è. Vieni da papà. 4PL. Fatto. Ok, l'hangar è libero. Allungo le passerelle e... razzo! Che c'è? Non si aprono gli ormeggi. Questi idioti ci hanno messo in isolamento. Riesci ad annullarlo? Non sarebbe un granché come isolamento. Posso tenerla in posizione e riscaldare i motori, ma gli ormeggi vanno rilasciati manualmente. Ok, aprite gli ormeggi e ovviamente non va tutto come sempre, dobbiamo fare, però dai. Fedeli, convergete nell'hangar centrale. Liberiamoci di questo motore! Non penso agli ormeggi, Peter! Li teniamo lontani noi! Sì. No, oh, sparare un match, non... Lentamente ma inesorabilmente. Motori pronti, gialla per gli accendi. La via, Mave! Ci sono! Ok, abbiamo fatto... direi che è il momento di scappare. Wow. Figata. Sulla musica è impazzita. Spero che sia del Michael per questa musica, ma... wow.